Ciao a tutti e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo. Allora, oggi mi vedete con un'inquadratura diversa perché sto provando la webcam, in quanto come ho deficiente ho lasciato scaricare la videocamera dopo aver passato un file, mi sono dimenticato di spegnerla, cose che capitano, ma poco male ragazzi perché sto testando la videocamera. Se il video non dovesse venire neanche così male graficamente, considerando che sto registrando anche con un altro microfono molto molto professionale, sto parlando del Rode NT1A, microfono a condensa, diciamo non adibito a queste cose, ma comunque funziona molto bene anche per questo. Ho fatto un paio di prove, ho visto funzionare molto bene lo stesso, e sto facendo un paio di prove anche per vedere come sarebbe una live magari in un futuro prossimo. Ecco, come avete visto, ho appena rigenerato il duetto sulla VT Inbox V3, ragazzi, dentro c'ho l'US Rose, tanto così per fare due chiacchiere. Questo qui vuole essere un vlog abbastanza tranquillo. Ragazzi, finalmente ho sta benedetta fibra, è arrivata e funziona anche una scheggia, quindi adesso nessuna scusa sui ritardi dei video, chiaramente, a parte che ho fatto in modo anche prima che non succedesse, però adesso è proprio impossibile, a parte che non ci sia qualche problema di forza maggiore, ma allora è un altro discorso. Il discorso fibra funziona alla grande, almeno per ora, speriamo che non me la sia tirata. Comunque ragazzi, questo vlog lo volevo fare da un pezzo, anche per parlarvi appunto della fiera, anche se è l'1 novembre e comunque la fiera si era tenuta il 14 ottobre, quindi però avevo un paio di cose da fare uscire prima e non ho finito, ragazzi, ce ne sono tante altre, però ci tenevo a fare questo vlog. Allora, parlando della fiera, tanti si sono lamentati e ci può stare, magari gente che è abituata a fiere più grandi con più roba. Per me tutto sommato era la prima fiera, questo, quello e quell'altro. A me sinceramente nella totalità delle cose mi è piaciuto come evento, devo essere sincero. Tanti dicono che comunque dico così perché è il mio primo evento, e magari è così, ci può stare, va bene, non ho la cognizione di quello che può essere un evento fatto bene o fatto male, nei limiti di quello che si aspetta magari un vapers a cui è abituato ad andare appunto agli eventi. Ad ogni modo, a me non è dispiaciuto. Volevo iniziare questo vlog appunto parlandovi del primo stand a cui sono stato, proprio il primo a cui sono entrato, ed è stato quello, a parte la Blandfield, che mi ha colpito di più. Adesso vi metto lo spezzone del video, così tanto per intenderci. Ciao. Ciao. Da fastidio, ci riprendo? Va bene, perfetto. Okay. Dimmi, fammi un po' ci dica un po', Sono tutti aromi. Posso? Certo. Sono tutti aromi che estraggo io, e in glicole, quindi non in alcol, e non hai la nota chimica dell'alcol dall'estrazione. Ok. A temperatura controllata, quindi non superano mai 37 gradi e non c'è mai nessun tipo di degenerazione del tabacco. Ho capito, quindi sono tutti tabacchi? Tutti tabaccosi organici. Fammi, la bottiglia. Fammi un video mentre provo. Allora, hai il tip? Tip sì. Se no te la do. No, già le mie. Nessun problema. Allora, questo, dimmi un po', fammi. Ti faccio fare il viaggio adesso, praticamente. Viaggiamo. Questo è un latte in purezza, è un latte, okay, cipriota, quindi bello spigoloso, drogato con del whisky torbato scozzese di 21 anni. Il risultato è che non hai le note cattive del latte atipiche, il posacenere e la gomma vulcanizzata. Okay. Hai tutte le note incensose iniziali e la chiusura, hai la torba che va a sostituire tutte quelle cose. Prego. Va bene, proviamo. Dai, la nota dolce, non dolciastra. Ok. Il rum mi sa. Avete appena visto lo spezzone del video che mi interessava, che molti forse tra voi avevano già visto, ma comunque per evitare equivoci ho voluto farvelo vedere di nuovo. Stiamo appunto parlando di Emilio Ferrarese. La pagina Facebook è 100% Flavors. Allora, è stato il primo stand, è stata una cosa molto istruttiva, in cui questo signore appunto mi ha fatto sentire tutti i tabacchi estratti da lui, estratti e miscelati da lui. Ragazzi, erano una cosa veramente eccezionale. Adesso non so se sono in vendita, perché non, ad essere sincero, non, tra le mille cose da fare non ho fatto una ricerca. Però sotto questo vlog vi lascio la pagina Facebook, se siete cultori appunto, come dissi nel video della Blandfield, dei tabacchi, fateci un salto, perché ho sentito veramente degli aromi sopraffini, ragazzi.
Tra l'altro West Rose, veramente spalato, me lo sto gustando veramente fino all'ultima goccia. Lo adoro, è proprio un liquido che adoro, è buonissimo. L'unica pecca che ha è che, come tutti gli organici, si mangia la coil e bisogna star lì a rigenerare molto 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 spesso, una volta al giorno se svappi solo quello. Quindi diciamo è un po' una maletta, però ragazzi ci si può sacrificare perché è veramente buono. Andando avanti, proseguendo col video, volevo parlarvi di questo stand perché secondo me veramente merita. Questo signore qua merita, andate a vedere la pagina e fatevi un'idea, diciamo, se vi piacciono i tabacchi penso che ne valga la pena. Dopo quello stand ho fatto un po' un giro di perlustrazione tra virgolette, fino a che poi ho incontrato Homer, abbiamo fatto la live, poi mi sono staccato e sono andato nuovamente in giro per stand a provare, diciamo, questa volta tutti i vari liquidi tabaccosi, cremosi. Ne ho provati veramente per tutti i gusti. Poi dopo aver fatto un paio di prove sono passato anche a uno stand che fa cover per le sigarette elettroniche, ragazzi, eccola qua, sto parlando di Smoking Star, gestito da due ragazzi. Lo shop si chiama Smoking Star, lo potete trovare su internet e su Instagram, poi vi lascerò anche di quello il link in descrizione. E mi ha lasciato questa cover in cuoio e anche un'altra che però non vi spoilerò perché ne farò il video poi insieme alla box, ma non vi spoilerò nulla perché è tutto nuovo, ragazzi. Però intanto, ragazzi, vi faccio vedere la bellezza proprio della cover, che ha ridato praticamente vita a una Pico Squeeze grigio topo, che comunque a me piaceva. Però, cioè, considerate, ragazzi, che a parte la protezione che è la vostra box, ma guardate qua, ragazzi, è veramente un qualcosa di fatto bene. Cioè, è molto bella da vedere, è in cuoio. Questa qua è solo cuoio, non ci sono scritte, non è tamarra. È stile un po' retro, ma devo dire che ha ridato comunque un perché alla mia Pico. È veramente strepitosa come cosa, cioè sono tutte fatte a mano, sono veramente bellissime, ce ne sono per tutti i tipi e per praticamente tutte le box. Le potete chiedere customizzabili, avete veramente una scelta ampissima. E credetemi, ragazzi, pure chi mi ha detto che potevo sceglierla customizzabile per l'altra box, ne ho addocchiata una talmente figa. All'inizio volevo farmene una con scritto l'otaku dello svapo, poi ho addocchiato quella, ragazzi, ho detto no, la sua morte è questa qua, e ho preso quella. Poi quando farò la recensione di quella box vi farò vedere di che cover parlo, e penso che mi darete ragione, a parte chi odia le cose un po' più sul tamarro, ecco. Comunque questo è stato il secondo stand, sono state due ragazze molto gentili che tra l'altro mi hanno lasciato questa gratuitamente, e visto comunque la gentilezza ho deciso di acquistare da lì la box misteriosa e anche la cover misteriosa che vi porterò in uno dei prossimi video. E poi mi sono fatto un giro di tutti gli altri stand, ragazzi, e ho assaggiato veramente tanti liquidi, dalla Gem alla Moonshine alla Pixel. Adesso non chiedetemi di ricordarmi che cosa, come, quando e perché, però devo dire che mi sono piaciuti quasi tutti. Altro stand che mi ha colpito è stato l'angolo della guancia, quegli aromi con le carte da poker, diciamo, no? Mi pare, adesso non mi ricordo bene, però sono dei tabaccosi aromatizzati alla ciliegia, eccetera. Ci sono nel video della fiera e li ho provati pure in video, e anche quelli mi hanno colpito molto, sinceramente. Erano veramente degli ottimi tabacchi aromatizzati bene, organici, quindi si sentiva anche lì la genuinità della foglia di tabacco, e devo dire che erano veramente tutti squisiti. Dopodiché ho incontrato anche il Santone, ragazzi, ci ho scambiato due chiacchiere molto volentieri, una persona veramente affabile, non mi sembrava seccato, è stato anche lui contento di aver scambiato due chiacchiere. Ovviamente non mi conosceva, non potevo neanche pretendere, diciamo, però devo dire che, a discapito di tutti quelli che dicono peste e corna su di lui, o aveva la giornata buona, ragazzi, o non mi trovo per niente d'accordo con chi gli dà contro. E dopo, se non vi piacciono le cose che fa, recensisce o dice, è un altro discorso, ma come persona secondo me è veramente una brava persona. Da quel poco che l'ho conosciuto, avrebbe potuto dirmi no guarda sono impegnato, anche perché l'ho visto bello di corsa. Invece si è fermato a fare due chiacchiere ed è una cosa che ha apprezzato parecchio. Lui, come Danielino, ho salutato anche Danielino. Poi il mio angolo dello svapo, DJ Vise, Sira Svapo, ci siamo riuniti un po' tutti a quella fiera. Ho visto un po' tutta la community dello svapo, è stato veramente una cosa bella, devo essere sincero. Basta, ragazzi, diciamo che è tutto qua quello che dovevo dire. Come avete visto ho portato a casa un po' di roba, poi me l'hanno lasciata
un po' mi sono lasciato ingolosire, l'ho comprata, ma comunque tutto nel bilancio delle spese, insomma, che posso affrontare, quindi non mi concedo mai oltre, perché so bene che è importante mantenere e mantenersi nel tempo più che portare il boom adesso e poi magari resto senza soldi e ciao. Quindi ragazzi, questo è tutto, fatemi sapere come mi vedete e come mi sentite, perché posso anche pensare in un futuro prossimo di entrare anche in live, magari quando avrò più iscritti, perché penso che siamo ancora un po' pochini per fare le live e non so quanto sia conveniente fare una live adesso così con 130 iscritti, ecco. Però comunque posso pensarci, perché ho una webcam che da quel che vedo a schermo registra bene, il microfono lo conosco bene, non ne dubito, quindi dell'audio assolutamente non ne dubito. Fatemi sapere, perché magari in assenza o se combino qualche pirlonata con l'altra camera, posso sempre in extremis registrare con questa, che non mi sembra così male a vedermi a schermo, perché ogni tanto, come vedete, lancio un'occhiata sullo schermo per vedere come registra, perché è la mia prima volta tra virgolette. Stavo per non registrare, poi invece guarda caso la mia ragazza: ma tu non hai una webcam che hai appena comprato? In effetti, usala. Giustamente sì, ha ragione anche lei. E infatti eccomi qua a farvi questo vlog, diciamo, in webcam, e mi sembra, da quel che vedo a monitor, mi sembra molto bene, anche oltre le mie aspettative. Dopo in editing darò un occhio anche alle macro, perché ho provato anche un paio di macro prima in fase di rigenerazione, anche per farvi vedere un attimo come rigenero, perché non vi ho fatto mai vedere come rigenero. E magari potreste dire: ma come, questo qua magari compra le call perfette e ci viene qua a vendere le stupidaggini. Ecco, ho avuto modo di provarvi che io le call le faccio per davvero. No ragazzi, scherzi a parte, fatemi sapere appunto come vedete un attimo il discorso. Adesso non so come è impostata, qua vedete il microfono, è stata tutta una cosa improvvisata, eh. Spero che questo video venga nello standard di quelli che faccio di solito. Comunque alla fine è pur sempre un vlog, non mi sarei mai azzardato a fare un video su un prodotto provando così, insomma. Era un vlog e quindi ho detto: vabbè, se proprio viene male, viene male. Però ragazzi, da quel che vedo non mi sembra. Adesso ragazzi, chiudo il video, vi risparmio la pappardella di iscrivervi eccetera, perché tanto questo video arriverà ai miei iscritti e basta, penso, perché nessuno al di fuori penso sia interessato al vlog. E basta ragazzi, chiudo qua il video, vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto come sempre con una svapata. Ciao ragazzi!